Ciao ragazzi, come state oggi? Ora sono fuori da New York, come potete vedere, sono da mia zia e sono davanti a Target o a Target, come dicono molti americani, non so come mai. E guardate, assumono anche, they are hiring. Oh, ok, se vi serve un lavoro potete venire a Target. Prendiamo un carrello, che non si sa mai, e entriamo. C'è l'Halloween Booporium, e c'è anche Starbucks dentro Target, per chi non lo sapesse. Ok, vediamo. Oh, che carine, sono delle vere piante. No, sono finte. No, sono vere. Che carine. Oh, che tenero. Farei un sorso, sarebbe tutto finito. Alcuni di voi mi hanno detto che non festeggiano Halloween perché è satanico. È di origini romane, quindi non dovrebbe essere satanico. Qui c'è la parte vestiti di Target, ma non hanno dei bei vestiti, vi avverto. Qui vicino alle casse hanno sempre un bel po' di blind bag, vedete ci sono le carte di Pokémon, un bel po' di carte di My Little Pony, oddio quella cosa inquietantissima che avevo visto l'altro giorno, Shopkins, Collector Cards, i tattoo e sto specie di ciondolo, oh, oddio il famoso, guardate questo, so che vi piacerebbe tantissimo, Minecraft, Overwatch, queste invece sono pin, quindi sono spillette, Baby Hatchimals e un sacco di altre carte. Oddio, ci sono anche i mini fiocchi di Jojo. Magari sono troppo piccoli per me. Ah, e questa è la nuova serie di carte di pony. I fashion dei My Little Pony, questi qui che sono schiacciati e sono tipo Tsum Tsum. Ah, ce ne sono due dentro, quindi sia uno di questi sia uno di questi. Direi di fare un tentativo di prenderlo. Ci sono anche se no trasparenti, sempre in variante con tutte e due. Poi ci sono quelli di Barbie e delle DC Super Hero Girls, ma sono esauriti. Oh. Poi ci sono questi Yummy World, penso che siano pupazzosi. Animal Jam, Emoji e Crossy Road. Poi abbiamo World of Peppa Pig, Hawaii Titans Go, ma sembrano davvero orripilanti. No, gli Hatchimals misteriosi. Oh, Steven Universe Minis. Oh, questo lo prendo di sicuro, almeno uno. Wow. Oh, guardate, ci sono anche quelle di Kudetama. Oh, che strane. Per chi se lo chiedesse, qui a Target arrivano gli Tsum Tsum, prima erano esclusivi per il Disney Store, poi arrivano qui a Target, quindi ce ne sono parecchi. Oh, che carina questa Rapunzel, ce l'ho già però. Ce ne sono davvero un sacco. Oh, quelli degli Aristogatti mi mancano. Elsa ce l'ho, ce ne sono anche dei giganti. Anche qua di fianco, guardate, ce ne sono un sacco. Questi sono però Marvel. Questi invece si illuminano e cantano. Wow! Vediamo qui. Guardate che carini questi pupazzi di Zootopia o Zootropolis da noi. Oh, sono troppo teneri, guardate lei. Guardate quante cose di Shimmer and Shine, ci sono i pupazzi. Vediamo. Che teneri. E ci sono ovviamente la seconda serie di quelli che ho recensito. Qui costano $2,99. Oh, poi le vendono anche già un pochino in collezione. Bello. Quant'è? $19. C'è anche il draghetto. Quante cose di Shimmer and Shine. Wow. Oh, guardate, c'è anche il super playset. Incredibile. E qui c'è una Twilight che canta con Spike. Non cantano assieme. Ok. Oh. Questo è davvero adorabile. C'è una Sofia che non assomiglia per nulla a Sofia, ma ok. Scusate, guardate quanti tipi ci sono di Band-Aid che sono da noi cerotti. Ci sono dei Paw Patrol, di Rapunzel, di Barbie, di Elena di Avalor, di Shimmer and Shine, di Frozen, di Disney Emoji, sempre di Frozen, di Lion Guard, di Trolls, di Despicable Me, Pets, delle principesse, di Inside Out, di Dory, solo di Topolino, di Chewbacca, cioè, di Cars, di Darth Vader, di Iron Man, cioè, no. Oddio che tenero questo Chase, è una palla, oddio è una palla. E poi ci sono anche loro pirati. Barbie! Molte ci sono anche da noi però. Non vedo niente di realmente nuovo. Forse voi sì. Guardate, qui potete vedere come funziona la nuova Barbie di Dreamtopia girando questo affare? Aspettate, no, è sfondato. C'è anche Barbie Halloween con una scopa di carta, potevano mettergliela vera, vabbè.
Ah, queste non le ho ancora viste da noi, sono le Barbie Rockers, poi c'è Barbie Emoji Style, queste nuove Fashionistas, guardate quanto spazio, le Fashionistas attualmente, alcune non le avevo ancora viste da noi, ma arriveranno, c'è proprio scritto Barbie, questa è carina, è un'altra delle Barbie Rockers, se gira succede qualcosa? No, ok, anche questa è andata, qui c'è anche Chelsea, no, questa non è Chelsea, o è Chelsea? Potrebbe essere, ma potrebbe anche no. Ci sono un sacco di cose di Chelsea qui in America. Anche questa è carina. Qui invece ci sono tante cose dei Palace Pets, come potete vedere ce ne sono di diversi. Queste sono estivi. Da noi invece hanno smesso di uscire. Oh, ci sono anche i mini Palace Pets. Potremmo provarne a prendere uno. Oh, guardate che belli, quanto costano? 2 dollari. Ah, potrei anche prenderlo, è l'ultimo rimasto. Ok, anche un bel po' di cose della nuova serie di Rapunzel, che qua sotto, queste però sono quelle di Hasbro. Un po' strana lei, devo ammettere, sembra più un action figures. Sì, non sembra malissimo, voi cosa ne pensate? E questo è inquietantissimo, cioè gli svitate la testa, sono dei Little Kingdom, e dentro c'è un lip gloss. Vabbè, Sebastian, non la faccio incommentabile. Per quanto riguarda le principesse Disney, ah, quasi tutte ci sono anche da noi, direi. C'è anche il pack con tutte loro, ma c'è qualcuna che mi manca, mi pare. Non c'è Merida per Natale. Vabbè, poverina, dimenticata da Dio. Poi ci sono delle cose di Elena of Avalon. Ora sta uscendo un nuovo film. C'è anche lo scettro, poi un bel po' di cose di Moana, da noi Oceania. Questa era una cosa che molti di voi volevano e che si accende, vedete? Wow. E c'è la nuova Elsa del corto di Olaf. Devo ammettere che è molto molto più carina dal vero. Guardate. E anche lei canta When We Are Together. Okay. E costa 20 dollari. Ma ce ne sono un bel po'. C'è anche Olaf dal nuovo corto di Olaf. Si dice surprise. Ok, grazie Olaf. E c'è anche questo dal nuovo corto di Olaf delle Little Kingdom. Pensavo fosse molto più brutta. La faccia è davvero tenera. Pony Sia che vi ho già recensito. Questi, sempre del film. Qui è un po' tutto del film. Un bel po' di cose sono esaurite perché qui il film è già uscito. Poi ci sono loro, queste sono esclusive di Target con gli occhi del film, versione fashion, nuove, costano 59 dollari. Princess Twilight Sparkle parlante. Non so se prendere loro due che cantano, guardate lei com'è grande rispetto a un pony normale. È davvero adorabile però, voi cosa dite? E guardate quante cose degli Shopkins che da noi sono falliti. È incredibile. Guardate quante Shoppies, che tenere, queste sono in giro per il mondo. Wow. Oh, ci sono anche gli Hatchimals, però questa è ancora la prima serie, quindi ne ho già recensiti abbastanza. Ah, c'è anche questa che Davide ha recensito di giochi per bambini e ragazzi. E guardate quanti nuovi Num Nums che sono di fianco ai nuovi Little Pet Shop. E ne sono rimasti davvero pochi, è rimasta solamente questo, che non ha niente di che. Fa. C'è anche un cane, ma niente di che. Ed ecco il Num Nums serie 4.1. Che teneri. E qui altre cose dal film. Oh, tra cui Starlet Glimmer. Così, che da noi non è ancora arrivata. Molto carina. Un sacco di baby sea ponies. Spero che arrivino da noi. Queste mi piacciono tantissimo. Sono dei Num Nums profumati. Però questo mi sa che è sushi. Oh, vediamo. Mi piace che c'è anche la bottiglia. Questo che cos'è? Questo è carino anche se è giallo. Magari prendo lui, dovrebbe sapere di vaniglia. Non è coloratissimo, però è carino. Penso che prenderò lui. Qui ci sono ancora un sacco di cose di Trolls. Va ancora molto qui. Ci sono un sacco di cose che da noi non sono mai arrivate. C'è anche la bambola di Jojo, che la fa un po' più piccola. Cioè, la fa più piccola, lei è più grande, no? Aspettate che canta Boomerang. Esatto. Ci sono poi pochissime cose delle Monster High che ormai sono morte. C'è lei, Trissa, che è nuova. E
Family Ghoul e basta. Un bel po' di cose delle DC Superhero Girls, c'è anche il super pacco Starfire con Blackfire. Sono davvero carini questi vinili, guardate che tenero questo di Harley. Peccato che da noi non sono mai arrivati, o li collezionerei. E sono rimaste poche cose di Descendants 2, c'è anche Ben e lei versione ballo. Che tristezza, ragazzi. Monster Eyes vanite. Beh, ragazzi, sembra che i nuovi Little Life Pets siano delle Ladybug. Beh, carine. Insomma, sono tenere. Chissà se arriveranno da noi. Ci sono solo queste che sono quelle piccole, non ci sono quelle grandi. Penso che siano completamente esaurite. Adesso vado da cercarle da Toys R Us, quindi non disperate. Intanto ne tiro su una di queste. Ok. Via, verso Toys R Us. Non mi hanno fatto entrare da Toys R Us perché stavano facendo l'inventario, però sono da Build-A-Bear. È un posto dove potete costruire il vostro orsetto mettendoci anche un cuoricino e riempiendolo voi stessi. E vediamo che c'è da fare. Oh, possiamo fare stentato, vedete? Qui c'è solo la testa e poi sotto c'è il corpo vuoto. Poi c'è Eevee, Charmander è carino, Meo, Pikachu, Squirtle, oh, Eevee, no, non Eevee, scusate, Vulpix, oh, she's so cute, eccola qui. Ecco com'è sdentato. C'è Twilight Sparkle, Tempest Shadow e Songbird Serenade, potrei fare Songbird, eccola qui, guardate che carina, so cute, mi piace il suo viso. E poi ci sono Pinkie Pie e Rainbow Dash. Sbirruccicose, cagnolino, un gattino, Poppy, Cookie Monster e Anna, Elsa e Olaf dal nuovo corto. Wow, voi chi vorreste fare, ragazzi? Fatemelo sapere e guardate quanti vestiti ci sono per il vostro orso. Ragazzi, sono da Hot Topic e so già che amerete questo shop perché è super nerd. E c'è di tutto, entriamo. Oh, si inizia con Stranger Things 2, guardate quante cose a tema. Che bella, c'è questa maglietta con Barbs. Questa mi sa che la prenderò, questa felpa è bellissima. Ci sono delle pop. Ah, qui è com'è l'Upside Down. C'è anche la pin. Ultimamente qui in America vanno un sacco le pins. Questi pop sono tutti esclusivi di Hot Topic, tra cui questa Snow White Diamond. Guardate, potete comprare la maglietta di Harley e anche il suo giacchettino. Oppure potete vestirvi anche da Poison Ivy, c'è anche un martellino piccolino e se volete c'è la sua parrucca e il trucco per i capelli o la faccia, se volete fare la vecchia Harley potete anche fare Wonder Woman. Ci sono delle calzine anche con su il Joker, guardate che tenero! C'è anche la maschera di Batman. Queste sono tutte cose a tema Pokémon che potete comprare come dicono qua in America, guardate. Una felpa di Pikachu, un Arcanine, carte, gli orecchini con l'Evolution, la cover del cellulare. Questa è Eevee, che tenero questo fiocco. Questo è Yuri on Ice, c'è scritto anime per terra. Non so molto di Yuri on Ice, so che parla di pattinaggio perché io lo facevo come sapete, ma questo è tutto quello che so. Questo è tutto Star Wars invece. Ci sono anche le penne, guardate, Funko Pop. Le calzette, ma guardate quante magliette, ragazzi, di tutti i vostri e i nostri show preferiti di Pokémon. E infatti ogni volta esco con un sacco di soldi persi. Qui c'è tutto di Totoro, anche il vestito, vedete? Oh, che tenero, c'è anche il bento. Qui tutto a tema Rick and Morty, il cappello Time to Get Swifty e tutte le magliette. Questo invece è un Blade. E guardate quante Funko Minis. Sapete che io le adoro. Sotto hanno sempre una musica molto forte, quindi spero che possiate sentirmi. Qua ci sono addirittura dei plush dei Digimon. E quindi ne ho preso uno, sapete che amo i Digimon. Qui un sacco di pupazzi. Guardate che carini i nuovi orsetti del cuore. C'è anche Stella Rubia. Qui tutto di Jinx. Anche di Minecraft, ci sono delle cose. Qui un sacco di blind bag. Ci sono anche le caramelle, tutti i gusti più uno, vero? Di Harry Potter. Ci sono anche dei Poppin' Cookie. E c'è anche il profumo della Bella e la Bestia, guardate, della Disney. Guardate che carino questo Pusheen. Oh,
potete trovare la maglietta della vostra band preferita. So che a molti di voi piace Melanie Martinez, vediamo se la trovo. Ragazzi, guardate quanti Funko Pop, molti sono esclusivi di Hot Topic, quindi potete trovarli solo qui. Ci sono un sacco di magliette e vestiti a tema Disney, guardate, c'è anche il vestito di Lilo, spesso li posto sulla mia pagina Facebook. Eccola, Melanie Martinez, eccola qui, questa è la sua maglietta, anche questa, e questa con scritto Cry Baby, I guess. Guardate quante ce ne sono, e anche di un sacco di altri personaggi Disney. Scusate, mi trema un sacco la mano, forse perché ho caldo. Ah, oh, e guardate lo specchio di Belle, ciao ragazzi. Wow, guardate che bella questa felpa, voglio tutto, amo questo posto. Ed eccola qui, la maglietta di Melanie. È rimasta solo la medium e la large e l'extra large. C'è anche il cappellino di Melanie Martinez, che è carino, è rosa. Questi vestiti dedicati ai pony, questo è Rainbow Dash, questo è Pinkie Pie, questo è Twilight Sparkle. Questo è tutto a tema Harry Potter, so che lo amate, quindi dovreste essere felici. Guardate! Voglio davvero ringraziare anche la ragazza che è in questo negozio, che mi ha dato il permesso di riprendere. Guardate i gioielli, tutti di Harry Potter. Oh, c'è anche lui di Fantastic Beasts, oh, Beasts, posso farcela. E guardate un po' di vestiti per carnevale, io li metterei anche quando non è carnevale, ovviamente. C'è anche quello da Ghostbuster. E un bel po' di cose di Ariel. Oh, guardate che bella questo tumbler. Con la rosa, lo voglio. Ah, c'è anche quello di Miraculous, guardate. Sì, questo negozio è proprio per i fan come me. Ragazzi, per oggi vi abbandono, sono orrenda, non guardatemi, fate finta di niente. Ci sentiamo al prossimo video. Grazie a tutti, se volete vedere qualcosa in particolare scrivetelo nei commenti. Ciao!